Questo programma è offerto da Buonasera e ben ritrovati a tutti voi che ci seguite ogni settimana anche in questo 21esimo appuntamento di stagione. Sarà un'altra puntata molto sintetica perché noi abbiamo ancora due gare delle quattro che si sono svolte nel weekend del 5 e 6 settembre di cui parlare. Naturalmente lo faremo come sempre in compagnia del mio immancabile navigatore Mirko Tognarini. Ciao Mirko. Buonasera a tutti, buonasera Alice. Non ho ben chiaro il motivo per cui hai scosso la testa, come dire, vabbè, ormai c'è, lo devo presentare. Ti ringrazio, sei sempre molto gentile. Tu lo sai che io scuoto la testa in realtà perché hai questa brutta abitudine, non so perché tu abbia preso questa brutta abitudine di lasciarmi da sola in studio, invece quando siamo in due ci divertiamo di più, puoi confermarlo. Sì, sì, è vero, ma te comunque questa abitudine l'apprezzi molto perché mi dici sempre non ti preoccupare, sto da sola. Comunque dai, andiamo avanti che abbiamo poco tempo, Alice. Andiamo avanti perché abbiamo poco tempo e tantissimi argomenti di cui parlare. Come abbiamo detto giustamente in apertura, la settimana scorsa abbiamo parlato del rally del Gargano e del rally di San Martino di Castrozza, ma rimangono ancora due gare da analizzare, giusto Mirko? Bravissima, dobbiamo parlare ancora del Città di Pistoia e dobbiamo parlare ancora del Rally del Lanterna. Due gare bellissime, una in Toscana, una in Liguria, che hanno avuto un ottimo ritorno sia di iscritti ma anche di belle macchine, e i servizi ne renderanno noto perché sicuramente ci sarà da divertirsi e da vedere delle belle immagini. E allora andiamo a vedere subito il primo servizio di questa sera, quello dedicato alla 41esima edizione del Rally di Pistoia, gara valida per il CRZ in sesta zona. Questo servizio è offerto da Città di cruci, aspra Pistoia, pel sangue dei tuoi bianchi e dei tuoi neri, che rosseggiar nei tuoi palagi fieri veggo, uom di parte, con antica gioia. Fondata in epoca romana come Pistoria, su un'area dove esistevano precedenti insediamenti etruschi e nelle zone più montane, liguri, divenne nel secondo secolo a.C. un oppidum di Roma per appoggiare le truppe romane in lotta contro i Liguri stanziati nelle aree appenniniche. Pistoia divenne nel V secolo importante sede vescovile e fu conquistata dai Goti, Bizantini, Longobardi e Franchi. Al passaggio del potente esercito composto di tribù germaniche guidate dallo strogoto Radagaiso, venne in parte distrutta. Un paio di secoli più tardi, sotto la dominazione longobarda, Pistoia fu elevata al rango di città e, grazie alla sua posizione geografica, conobbe un significativo sviluppo demografico ed economico che continuò anche intorno all'anno 1000, quando la città passò sotto l'orbita degli imperatori tedeschi.
il Rally Città di Pistoia ha salutato i suoi 112 equipaggi partenti. Un numero che ha fatto alzare i pollici, facendo riassaporare all'ambiente i fasti di un tempo, quello di una Toscana che dalla ripartenza ha convinto per numeri e qualità. 10 gli esemplari di classe R5 al via di un confronto che ha puntato i riflettori sulle speciali Monte Bettolini e Casore, note agli abitué della sesta zona per la loro selettività, particolare che ha caratterizzato la 41esima edizione della gara. Pronti via e subito un colpo di scena. Simone Lenzi, all'esordio sulla Skoda Fabia di famiglia, alza la voce sul passaggio inaugurale di Monte Bettolini con un secondo e 4 decimi sulla Skoda Fabia di Thomas Paperini e 3 secondi e 9 su Leopoldo Maestrini, chiamato a assaggiare per la prima volta in carriera le potenzialità della Volkswagen Polo R5. Una festa, quella andata in scena sulle alture della provincia, alla quale si sono presentati senza alcun timore reverenziale Stefano Gaddini, Paolo Moricci e Luca Pierotti, parti integranti di un plotone di Skoda Fabia pronto a ristabilire gli equilibri nel confronto regionale, ma dopo la prima speciale costretti ad adattarsi al ruolo di inseguitori. Su Casore il colpo di scena. Thomas Paperini stacca il miglior tempo e Simone Lenzi dà l'addio alla leadership a causa di 2 testacoda ed un dritto. Il giovane pistoiese così si è trovato nei panni della lepre con 4 secondi e mezzo rifilati a Luca Pierotti, in sofferenza con i freni, e 6 alla Fabia di Stefano Gaddini, anch'egli a denti stretti per una crisi di gomme accusata negli ultimi 3 chilometri della speciale. Dopo il primo giro di speciali sono soltanto 6 decimi a regolare il confronto a 2 ruote motrici, con la Renault Clio R3C di Alessandro Ciardi a comandare su quella di riferimento per la categoria, portata in gara sulle strade amiche da Federico Gasperetti. Simone Lenzi si aggiudica anche il secondo passaggio su Monte Bettolini con un secondo sul leader Thomas Paperini, che vede sempre più concreto l'obiettivo vittoria, mai preso in considerazione prima d'ora. Stefano Gaddini, pur lamentando problemi di setup al posteriore, fa registrare il 3° miglior tempo, portandosi in 2ª posizione davanti ad un appannato Luca Pierotti, sempre più incalzato da un Leopoldo Maestrini che, forte di una sensibile crescita di feeling con la tedesca, inizia a vedere il podio distante 4 secondi. Luca Pierotti fora l'anteriore destra e decide di abbandonare la causa, medesima decisione che prende durante l'ultimo service anche Paolo Moricci, ancora attardato da una foratura lenta e da ben 2 testacoda su Casore. L'ultimo giro vede Thomas Paperini improntare una condotta difensiva, ma nemmeno troppo, con un ex aequo in condivisione con Stefano Gaddini, sempre più concreto dopo le modifiche alle geometrie della Skoda. Alle loro spalle Leopoldo Maestrini guadagna campo, cementando più che mai una 3ª posizione assoluta insperata all'avvio. Nel 2 ruote motrici il comando è saldamente nelle mani di Federico Gasperetti, tornato a fare la voce grossa dopo il primo giro di speciali. Tra le vetture di classe R4 l'unico esemplare a vedere l'arrivo è stata la Subaru Impreza di Giuseppe Iacomini e Nicola Angilletta. Nella classe R3C, a tenere banco è stato il dualismo tra le Renault Clio di Federico Gasperetti ed Alessandro Ciardi, con il primo, affiancato da Federico Ferrari, primatore e protagonista di una 5ª posizione nell'assoluta. Tra le Super, prestazione condita con la Top 10 per Giorgio Sgadò e Cristian Panzani, su Peugeot 207 S2000. Nel confronto dedicato alle Super 1006, a brindare sono Luca Fagni ed Alessandro Massaro, rallentati in fase di avvio da una errata scelta di gomme, ovviata al primo parco assistenza disponibile. Il nuovo che avanza. Questo in sintesi il confronto riservato agli esemplari R2B con Emanuele Danesi e Andrea Sarti, vincitori sulla Ford Fiesta Rally 4, ottimizzata in corso d'opera per quanto riguarda l'assetto posteriore. Tra le sempreverdi Renault Clio Williams, la vittoria è andata a Maurizio Corsi e Leonardo Matteoni. L'occasione ha regalato agli obiettivi linee extra large, quelle della Peugeot 106 Maxi di Alessandro Scartabelli e Davide Beccucci,
L'ennesimo successo nella classe N3, dopo la Coppa Città di Lucca ed il rally Il Ciocco, è valso ad Emanuele Corti ed Arianna Catalano il pass per la finalissima di Como, con la loro Renault Clio RS, primatista in una classe di grandi contenuti. Marco Bertonati e Simone Di Giulio, su Peugeot 106, si aggiudicano la classe A6, regolando di quasi 3 minuti gli inseguitori. Di 2 minuti il distacco che ha messo in cassaforte il primato di Antonio Ilari e Gianni Melani nella classe A5. Tra le vetture 1600 di Gruppo N, ad essere bagnata dai festeggiamenti è stata la Citroën Saxo di Emanuele Bellagamba e Alessio Pellegrini, con la Rover MG di Gianluca e Simone Marchi, che ha colto il primato nella classe N1 sui chilometri dell'ultima prova speciale. Arrivo solitario, vista la mancanza di diretti concorrenti, per Gianandrea Gherardi e Franco Nannetti su Suzuki Swift, unici rappresentanti della classe R1B. Medesimo status per Gabriele Catalini e Michael Rossi, con la Renault Twingo a caratterizzare la classe R1A, Gianandrea Pisani e Fabrizio Vecoli hanno stravolto le logiche di cavalleria, portando la loro Fiat 600 in sedicesima posizione assoluta. A primeggiare nell'RS 1.6 Plus, su Citroën Saxo, sono Marco Vettori e Jasmine Morelli, esenti dal pathos del confronto cronometrico. Medesima condizione che ha visto all'arrivo anche gli altri due esponenti del gruppo, Maurizio Galeotti e Fernando Carrugi, sui sedili della BMW 318 di classe RS 2.0, con Simone ed Alessio Boschi a rappresentare la RS 1.6. Leopoldo Maestrini è partito sornione per poi lasciarsi andare all'istinto quando i diretti avversari si sono arresi ai chilometri di Casore. La sua terza posizione è un inno alla strategia in quella che si è rivelata molto più che una gara test in vista del trofeo Maremma. Sul primo giro abbiamo accusato un piccolo problema elettrico di calo di potenza che comunque prontamente i ragazzi l'hanno sistemato alle assistenze e poi niente, ci siamo un po' aggiustati sulla Monte Vettolini, abbiamo provato a spingere uguale ma non siamo riusciti a trovare un giusto compromesso. La seconda posizione finale conquistata a Pistoia ha confermato a Stefano Gaddini e Jacopo Innocenti che con la Boema il bello è iniziato proprio adesso. Non credo che io almeno avrei potuto far meglio, se visto macchine sono sicuro al 100% che chiedono di starci sopra il più possibile. Noi abbiamo fatto Lucca un mese e mezzo fa, dopo Lucca non siamo riusciti a risalirci mai sopra, siamo partiti qui stamattina oggi con prove secondo me anche specialmente la prova di Casore molto 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 difficile, molto complicata, quindi penso che meglio, almeno per quel che mi riguarda, non potevo fare. Gli ultimi chilometri, quelli della temuta Casore, regalano a Thomas Paperini e Simone Fruini la vittoria, la prima in carriera davanti al pubblico amico. Abbiamo fatto due giri veramente forti, siamo stati bravi, poi i nostri avversari, prima Lenzi, poi Pierotti, si sono un po' persi per la strada. Siamo stati bravi noi a non fare errori e a fine del secondo giro abbiamo visto che avevamo un buon margine su Gaddini. Meraviglioso servizio della gara che si è svolta in terra toscana a cura del nostro Gabriele Michi, ma noi dobbiamo continuare perché è arrivato il momento di lanciare il secondo servizio di serata, quello dedicato al Rally della Lanterna, gara valida per il CRZ in seconda zona a cura del nostro Sergio Buontempo. Questo servizio è offerto da Thank you.
out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the, let out the, let out the. Stop that. Yeah, I am trapped in the noise. Can't stop for the talking. I am trapped with the boys. Eyes keep walking, yeah. Just too sharp with the prize. Let the world tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on a pan. If you wanna touch my please just caution. Per noi di Rally Dreamer TV, la 36esima edizione della gara Ligure si apre con dei numeri 2, 3, 54 e 73. Sì, perché due erano le prove speciali, Pievetta e Montepenna, tre le volte che si dovevano affrontare, 54 i chilometri totali di prove speciali e sono stati ben 73 gli equipaggi che hanno preso il via della gara sabato 5 settembre da Santo Stefano d'Aveto. Dopo un lungo riordino notturno, ci ha pensato Scattolona a suonare la sveglia a tutti i partecipanti, andando a vincere il primo passaggio sulla prova di Pievetta, con il tempo di 2 minuti 35 secondi e 8 decimi. Dietro a lui, però, i suoi avversari non si sono fatti trovare assonnoliti. Spataro e Araldo hanno infatti fatto segnare lo stesso tempo a solo un secondo dal giovane Battistrada. Sul Monte Penna Scattolon vince ancora, ma Araldo non molla l'osso e concede solo 2 secondi e un decimo all'avversario. Questa volta è Giacobone il terzo in prova, con soli 6 secondi e 2 decimi di ritardo. Al primo riordino Scattolon è primo, con 3 secondi di vantaggio su Araldo. Si fa subito notare Guglielmini, al momento 12esimo. Il secondo giro di prove sembra essere la fotocopia del primo. La musica è diversa perché Scattolon alza il ritmo, ma i suonatori non cambiano perché i suoi inseguitori ripetono esattamente i piazzamenti del giro precedente. Al secondo riordino Araldo è ancora secondo dietro a Scattolon con 11 secondi di ritardo. Terzo è Spataro che di secondi ne ha già presi 20. Ottimo fino a qua Aragno con la Super 1006, non assoluto. Ultimo giro di prove. Scattolon ha l'esperienza per valutare esiguo il distacco dai suoi inseguitori ed attacca ancora andando a vincere tutte e due le prove. Apri, sfiora, sinistra 3, per destra 2, al giallo vai, per destra 5, subito sinistra 2, tornante ad Eva. I distacchi dai diretti contendenti sono marginali, ma utili a consolidare il primato. Ad Allegrazze, in una cornice paesaggistica bellissima quanto insolita per una gara di rally, in rigoroso protocollo Covid, tutto è pronto per festeggiare i protagonisti di questa edizione della gara Ligure. Cominciamo dando la meritata visibilità a tutti i vincitori di classe, a cominciare da Claudio Bico e Giulia Bico, vincitori in solitaria della classe N1 con la piccola Peugeot 106 Rally. Anche Fabio Azzeretti in coppia con Claudia Spagnolo erano l'unico equipaggio in classe Racing Start TB sino a 1600 cm3 e si sono meritati la coppa del vincitore riportando sul palco di arrivo la loro Mini Cooper S. Stessa esperienza anche per Emanuele Fanzini e Sandro Quattrini, vincitori in classe Racing Start fino a 2000 cm3 con la Renault Clio RS. Un solo equipaggio anche per la classe A7, dove Luigi Guardincelli e Alessandro Parodi sono stati bravi a tutelare la loro Renault Clio Williams fino all'arrivo. La vittoria nella classe Racing Start fino a 1600 cm3 è andata a Mattia Canepa e Veronica Allertora con la Citroen C2 VTS. Distacchi pesanti in A6, dove hanno dominato Massimo Minardi e Francesca Ferretti, anche loro in gara con una Citroen C2 VTS. La stessa auto per Walter Morando e Fabio Vasta, vincitori della classe Racing Start Plus, fino a 1600 cm3, che si sono anche ben sistemati a metà classifica assoluta. In N2 hanno combattuto in due fino all'ultimo metro dell'ultima prova speciale. Alla fine la vittoria è andata a Giordano Formolli in coppia con Deborah Duico, bravi a sfruttare i cavalli della piccola Peugeot 106. Hanno festeggiato con merito la vittoria di classe Andrea Peirano e Giorgia Lecca,
veloci e concreti con la Peugeottina di classe A5. Non c'è stato scozzo in R1. Gianluca Caserza e Paolo Rocca hanno signoreggiato sugli avversari, portando la Renault Clio RS Line ad un passo dai 20 assoluti. In N3 i più veloci sono stati Alberto Verardo e Cristina Rinaldis, che non hanno mai messo in discussione il primato grazie anche alla bella Clio RS messa a loro disposizione. Pur con qualche problemino a prendere confidenza con la Fiat Abarth 124 Rally, Iceman e Deborah Malverni hanno vinto in solitaria la classe RGT, entrando nella top 20. Senza riferimenti in classe Super 2000, Maurizio Rossi, in coppia con Paolo Zanini, hanno comunque mantenuta alta la concentrazione, andando a festeggiare la vittoria con la Peugeot 207. Altra bella prestazione è quella di Alex Vittalini e Roberto Zambetti, che oltre a vincere la classe R3T, hanno portato la Citroen DS3 fino alla 15ª posizione assoluta. In R3C avevano un altro passo rispetto agli avversari Alessandro Guglielmetti e Arshana Ratnayake, con la Renault New Clio hanno vinto la classe ad un soffio dalla top 10. Nella affollata R2B, Giacomo Guglielmini e Simone Giorgio, con la Ford Fiesta Rally 4, hanno tenuto un passo alla portata di pochi eletti, che ha permesso loro di indossare l'alloro dei vincitori. Primi di classe Super 1006, primi tra le tuttavanti e decimi assoluti. Bottino pieno per i bravi Francesco Aragno e Andrea Segir, che hanno fatto dei gran numeri con la loro Clio. E adesso è arrivato il momento di festeggiare il podio. Cominciamo da Andrea Spataro e Gabriele Falzone, terzi assoluti con la Skoda Fabia. La nostra gara, diciamo che da quando abbiamo deciso di correre quest'anno è partita un mese fa, facendo degli orari impossibili, con la struttura nuova, con le persone che ci stanno dando una mano e credono in noi. Siamo partiti un po' in sordina, nel senso che noi con la Skoda abbiamo 50 km sulle spalle di un anno fa praticamente. Strada non conosciuta, è la prima volta che mettiamo qui le ruote, quindi avevamo tanto da lavorare, tanto da migliorare. E sull'ultimo giro diciamo che abbiamo trovato delle adeguate soluzioni per riuscire ad andare forte. Se ci fosse stato un giro in più, secondo me ci saremmo divertiti ancora. Partiremo da una buona base se torneremo l'anno prossimo. Ecco. Secondi assoluti, autori di un bel duello dal quale escono battuti ma testa alta, Jacopo Araldo e Daniele Araspi con la Skoda Fabia. Ma diciamo che noi siamo venuti qui per riprendere un po' gli automatismi e quindi io non mi aspettavo di essere così competitivo. E poi abbiamo fatto un bel lavoro di setup nello shakedown e mi sono ritrovato diciamo vicino a Scatolon, però immaginavo che lui avesse qualcosina in più e dovesse ancora tirarlo fuori. Poi così ha fatto nel secondo giro e quindi ci siamo tra virgolette accontentati del secondo posto, comunque davanti a Spataro che è un signor pilota e davanti a tanti altri che piano non vanno, perciò siamo molto contenti. Vincitori della 36esima edizione del Rally della Lanterna, quarto Rally Val d'Aveto, Giacomo Scattolone e Simone Cuneo, che con la loro Skoda Fabia vincono anche la classe R5. E direi che la gara è stata organizzata molto bene, le strade devo dire che erano molto insidiose, soprattutto la seconda prova, che nei giri seguenti dopo il primo si è molto sporcata e soprattutto la discesa era molto insidiosa. Comunque sono contento e questo risultato per la squadra ci voleva, perché dopo Roma, che purtroppo senza colpa di nessuno non siamo riusciti ad arrivare al traguardo dopo l'ultima prova speciale, e qua dovevamo riscattarci per comunque ripagare l'ottimo lavoro fatto fino ad oggi. Questa vittoria la dedico a due persone importanti, Davide che mi segue sempre in tutte le gare e mio papà Paolo che mi segue in ogni trasferta. Grazie ancora a tutti.
Naturalmente tanto la gara toscana quanto quella ligure facevano parte della serie più innovativa del 2020, vale a dire la R Italian Trophy. E noi anche questa settimana abbiamo dedicato ai protagonisti della serie un meraviglioso servizio riepilogativo curato dalla nostra Valentina Tognarini. Questo servizio è offerto da... Con la 36esima edizione del Rally della Lanterna ha preso il via anche in zona 2 l'R Italian Trophy. La serie promozionale, abbinata alle gare di Coppa Rally di zona e libera da qualsiasi obbligo sia costruttore che pneumatico, sta avendo un successo che va oltre ogni più rosea aspettativa dei suoi promotori e vanta ad oggi 120 iscritti. 13 in totale gli iscritti alla serie che hanno preso il via in terra ligure, 4 gli iscritti al primo raggruppamento, dove le R5 l'hanno fatta da padrone. Il più veloce di tutti è stato Andrea Spataro con la Skoda Fabia. Questa la classifica del primo raggruppamento dopo la prima gara. Nel secondo raggruppamento, in 9 si sono giocati la vittoria. Tra le R2 a mettere tutti in fila ci ha pensato Marcel Porliot con la Fiestina Rally 4. In R3 Alex Vittalini ha portato al successo la sua Citroen DS3. Questa la classifica del secondo raggruppamento dopo la prima gara. In terra del Granducato, l'R Italian Trophy ormai non deve certo essere presentata ai tanti appassionati del rallismo toscano. Con il 41esimo rally Città di Pistoia, ha preso il via alla terza tappa della serie in sesta zona. 4 gli equipaggi presenti nel primo raggruppamento, che è stato vinto dal bravo Thomas Paperini su Skoda Fabia. Dopo 3 gare, la classifica vede Thomas Paperini primo, Luca Pierrotti secondo e Paolo Moricci terzo. Più corposo il secondo raggruppamento, con 9 partecipanti al nastro di partenza. Tra le R3 si conferma imprendibile Federico Gasperetti con la Renault New Clio RS, mentre si conferma in ottima forma Emanuele Danesi, andando a vincere tra le R2 con la Ford Fiesta. Questa è la classifica del secondo raggruppamento dopo gara 3, con Federico Gasperetti al comando, Alessandro Cirdi secondo e Emanuele Danesi terzo. Di nuovo in studio, purtroppo il tempo a nostra disposizione è quasi terminato, però Mirko, le nostre puntate ormai sembrano diventate veramente una maratona, una rincorsa contro il tempo, ma a noi piace un po' questa cosa, vero? Perché vuol dire che i rally sono tornati in scena, lo spettacolo è tornato ad andare in scena e noi siamo entusiasti di poter trasmettere le emozioni di ogni gara. Sì, sono tantissime le gare, una dietro l'altra, si susseguono, addirittura come nel passato weekend ce ne sono 2, ce ne sono 3, quindi noi dobbiamo in qualche modo dare spazio a tutti, dobbiamo correre, quello che facciamo, loro lo fanno con le auto, io e te lo facciamo in studio e in trasmissione, però i risultati sono positivi e questo ci fa piacere. Tra l'altro lo facciamo anche volentieri. Inoltre settimana prossima, e questa è una piccola anticipazione, daremo ampio spazio ad un rally ormai storico che non esiste qualcuno che possa non conoscere, la Targa Florio, edizione 104, quella di quest'anno.
Direi di sì, è sicuramente una tra le gare più antiche di tutte quelle che io possa conoscere a memoria, e devo dirti che essere qua giù, sono appena tornato dalla Sicilia, è stato veramente una cosa bellissima, siamo stati bene, quindi come al solito gran gara, ma lo vedremo tutti nella prossima puntata. E allora sì, ne parleremo nel corso della prossima puntata. Io Mirko ti ringrazio ancora per essere stato con me. Io ringrazio te perché sei molto professionale, molto bella e soprattutto perché non mi vuoi più in studio. Grazie ancora Mirko. Un buon proseguimento di serata a tutti voi e appuntamento alla settimana prossima come sempre. Questo programma è stato offerto da